visto il Lecce acciuffare in estremis gli spareggi per il terzo posto in Serie A con il Cesena e la Cremonese. In virtù di un gol di Paciocco segnato in apertura di ripresa, il Cagliari dovrebbe incominciare a preparare il prossimo campionato in C1. Ma in viatola non esiste una società e gli azionisti continuano a farsi rappresentare da Cordeddu, che ha l'unico compito di chiudere la stagione e di trovare nuovi acquirenti. Il Cagliari è sempre in vendita, si parla di trattative per la cessione del 51% del pacchetto azionario di maggioranza. Ovviamente sarebbe la soluzione migliore, ma se ne parla da mesi e non si è approdato a nulla di concreto. Quel che è certo è che il Cagliari rischia di trovarsi nei guai persino per l'iscrizione al prossimo campionato. Per ottenere le ricevute liberatorie occorre pagare ai giocatori gli stipendi di maggio e giugno ed i premi arretrati, e le casse naturalmente sono vuote. In una simile situazione è impossibile avviare un discorso tecnico. Giannoni rimarrebbe soltanto per una Serie C1 ambiziosa, dunque con alle spalle una società forte. E intanto i giocatori prendono le distanze. Sono soltanto 5 i rossoblù che hanno già il contratto per la prossima stagione: Valentini, Maritozzi, Pulga, Bernardini e Pallanc. E non tutti sono felici e contenti di continuare con il Cagliari. Degli altri, tutti svincolati al 30 giugno, soltanto Venturi e Piras forse rimarrebbero. Il fatto è che non esiste un interlocutore per affrontare le questioni tecniche. Cordeddu ha da pensare anzitutto a evitare il fallimento. Marco Pecoraro lascia il Cagliari, lascia la Sardegna, ma va via con l'abbraccio dei tifosi che l'hanno anche premiato dopo questo suo campionato sfortunato ma generoso. Ah, sono felicissimo di aver vissuto quest'anno qui a Cagliari e sono particolarmente contento per come mi sono potuto ambientare tra queste persone amabili. L'unica cosa che mi dispiace è che in effetti si è retrocessi e quindi è stato veramente un dispiacere, in quanto la squadra secondo me c'era, meritava qualcosa in più. Quale futuro vedi per il Cagliari? Ma io penso che negli ultimi anni il Cagliari abbia sofferto moltissimo. Non è stato giusto il continuare a criticare gli attuali finanziatori, indubbiamente tutti abbiamo delle responsabilità, abbiamo avuto e commesso degli errori, però indubbiamente era un'eredità molto pesante, sia sul piano finanziario, sul piano morale, oltretutto ricordiamoci una grossa penalizzazione, tutte queste cose le abbiamo ereditate, quindi abbiamo cercato di rimediare. Quando non ci sono soldi è difficile fare squadre, quando ci sono motivi morali di penalizzazione è perché non si è comportati bene. Abbiamo dovuto tutti cercare di rimediare a questi errori. Io mi auguro appunto che toccando un po' il fondo, e per il Cagliari la C è il fondo, possano creare quelle premesse, quegli entusiasmi nuovi in una piazza così importante, in un pubblico meraviglioso. Sappiamo benissimo che può rispondere sempre alla grande, per augurare, per preparare il Cagliari un futuro certamente migliore.